Avviare, sostenere e proteggere l'allattamento materno. È questo il titolo di un corso di formazione organizzato dall'Ordine della Professione di Ostetrica e destinato agli operatori sanitari delle due province di Campobasso e di Isernia. Ne parliamo con il dottor Gerardo Chirichiello, pediatra e presidente dell'Associazione Italiana dei Consulenti Professionali in Allattamento Materno. Ci sono delle difficoltà inerenti all'organizzazione ovviamente sanitaria ospedaliera, ci sono delle difficoltà legate anche alla mancanza di sostegno, soprattutto da alcune figure sanitarie che sono viste come punto di riferimento, causato da 50 anni di propaganda e di diffusione del latte artificiale. E quindi in questa nostra riunione cerchiamo di identificare quali sono i possibili cambiamenti che si possono attuare rendendoci conto anche della realtà sanitaria delle nostre regioni meridionali. Ultimamente c'è una maggiore sensibilità, un ritorno all'allattamento materno visto non solo come scelta personale, ma l'allattamento materno è visto come un diritto perché influisce positivamente sulla salute della mamma, sulla salute del bambino, ma in generale anche sulla società per i suoi effetti benefici, diminuendo notevolmente la spesa sanitaria per malattie che poi nel secondo anno saranno sicuramente diminuite grazie ai vantaggi dell'allattamento, alle proprietà dell'allattamento materno. È necessario un cambiamento, un atteggiamento culturale diverso. Dare valore al latte materno significa cercare delle modificazioni dell'organizzazione sanitaria, dell'organizzazione ovviamente ospedaliera e una maggiore capacità, competenza da parte delle figure sanitarie che prendono cura dei bambini.